Ti alzi, la baci, la guardi, ma questa è un'istituzione, Radio 24 è un'istituzione e non c'è nessun endorsement fatto a nessuno, men che meno a Trump, che danneggerà le aziende italiane. Questo ancora, è il punto. Danneggerà le aziende italiane. Allora, intanto, oltre a essere un signore di una volgarità inaudita, ancora, io spero che la più bella e potente nazione democratica del mondo, che io lo considero un grande paese, comunque un grande paese, spero che abbia gli anticorpi per combattere questa ancora, cosa. Ancora gli anticorpi. Ma che è un pericoloso fascista? Ma che cos'è? No, non è un fascista, ma lo state criminalizzando, fascista, lo state mostrificando. È un signore. Io ho in collegamento un signore che si chiama Giorgio Guido Lombardi. Buonasera. In studio è arrivato a darmi... Buonasera. Una ha sentito Parenzo? Lei è un investitore immobiliare molto amico, amico intimo di Donald Trump. Buonasera, dottor Lombardi, di nuovo. Ha sentito Parenzo? Che cosa dice? Ha sentito Parenzo che dice? Ho sentito qualche cosina. Sì. Purtroppo la sinistra al momento che Trump va su diventano come matti, non c'è niente da fare, diventano pazzi, diventano pazzi. Io sono italiano ed europeo e penso che Trump sia una sciagura e la sua voce impastata e poco lucida. Però lei non è italiano, lei è di sinistra. Ma cosa sono? Tutti quelli di sinistra ormai non sono neanche pro Mosca, sono pro cinesi. Ma che Mosca? Semmai è lei pro Mosca, semmai è Putin, semmai è Trump pro Putin, altro che semmai è Trump esatto, che è pro Putin. I vecchi comunisti che prendevano i soldi da Mosca, ma cosa adesso li prendono adesso dalla Cina, così come fanno i 5 Stelle. Però scusi, cioè, ma non si può dire, però adesso io non è che difendo i 5 Stelle, dottor ma si può dire che i 5 Stelle prendono i soldi dalla Cina, dottor Lombardi, è gravissimo. E l'ho detto Lombardi, mica l'ho detto io che prendono i soldi dalla Cina. Ma tu devi chiudere, devi dire Lombardi, lei ha detto una cosa gravissima, si beccherà una querela per diffamazione, perché dire che il Movimento 5 Stelle prende i soldi dalla Cina è una stupidaggine assoluta. Come risponde Lombardi? Sì, va bene. Ma io dico che sarebbe ora che il governo faccia qualche inchiesta un pochettino su tutti quanti. Il governo faccia inchieste, ma lei che idea ha della democrazia? Vengono, questo è sbarellato. Scusi, ma mi fa il governo faccia delle inchieste? Perché mi pare il governo, ma lei dove cazzo vive? Ma mi scusi, ma che dove l'hai trovato sto qua? Però scusi, ma il governo faccia delle inchieste. Il governo non fa inchieste. Il governo è l'esecutivo. Ma lei la conosce la separazione dei poteri o no? Scusi, io le volevo chiedere una cosa, Lombardi, però lei concorda quando come Trump, diciamo, c'è il grande pericolo dell'immigrazione di Trump? Perché lei dice... Sì. Perché voi in Italia avete qualche centinaio di migliaia, forse un milione. Qui solo negli ultimi 3 anni e mezzo ne sono entrati 20 milioni. Ma dove vive questo qua? 20 milioni. Ma dove vive questo qua? No, ma scusi, lei delle cose dell'America non è stata assolutamente... Ma lei dove vive lei adesso? Quindi, ma lei dove faccia sta? I fatti suoi. Io sono a Palm Beach. A Palm Beach. Vivo qui da 40 anni, sta a Palm quindi Beach. Lei sta a Palm Beach a non fare un cazzo a Palm Beach. Questo lei fa. Vabbè, quello sono affari suoi, quello che mi fa. Mi dispiace, quello. Ma non mi faccio insultare. Ci sentiamo dopo, ciao. Aspetti, Lombardi, fermo là. Ma chi se ne frega di questo qui che sta a Palm Beach e dice minchiate? Ma cosa me ne frega, vai, di questo qua? Fa l'immobiliarista a Palm Beach. Non mi faccio insultare. Il governo dovrebbe fare delle inchieste. Chi è questo che scrive? Aspetta, adesso lo richiamiamo. Ah, lo richiami. Please leave your message for 5. Gli devo io un messaggio. Amico mio immobiliarista che stai a Palm Beach, il governo non fa inchieste, salame d'un salame. Non si è offeso lui, il trampiano. Senti che non risponde più. Squilla e non risponde. Senti. Se si è offeso il trampiano di ferro. Fight! E poi non risponde al telefono sto qua. Ma pensa a te. Pronto? Si è offeso il trampiano, capito? Laura da Firenze, trampiano. Andiamo avanti. Laura da Firenze. Laura, dimmi. Pronto, Laura. Ciao, buonasera a tutti. Volevo dire una cosa relazionata. Sono sempre più solidale con Giuseppe Cruciani. E cioè il fatto che in questo paese è quasi divertente dire di stare per Trump. No, ma la realtà è questa, ragazzi, che se stanotte, no, non lo so. Dillo se... alle aziende italiane, ma di che basta parlate? Con sta storia. Ma anche Porro, voglio dire, che ha rapporti, e lo sappiamo, consolidati, per usare un eufemismo, con aziende italiane. Ma voglio dire, ma lui parla con il mondo dell'impresa o no? Lui sa qual è il rischio dei dazi trampiani, oppure parla perché deve fare la sua zuppetta. Basta con queste cazzate. Deve fare la sua zuppetta.
zuppetta. Sai qual è la differenza? Sua zuppetta. Caro David. Ma lui ha parlato con la dottoressa Marina Berlusconi, ha parlato col suo amico di Mediolanum e mio amico, il presidente di Mediolanum, il capo della banca, il signor Doris, ha parlato con questo ma con questi fanno economisti. Tutti il tifo per Trump, non diciamo puttanate. Ma allora voi, posso dirti una cosa, la vera differenza, il nostro paese a schiantarsi, la vera differenza è che e la ripeto, lo ripeto per l'ennesima volta, non è un nostro interesse. No, fermo, stai zitto. Oltre... non dire cazzate, chi se ne frega, io me ne fotto di qual è teoricamente il nostro interesse. Io faccio il tifo per Trump perché è un paladino della libertà di espressione, solo ma per questo. Il resto Kamala mi interessa. Harris ti vieta di dire le tue di fare i tuoi spettacolini perché la Kamala vieta di fare i tuoi spettacolini. Poi, forse la vera differenza è che se domani mattina Trump è presidente voi gridate al fascismo, voi democratici in teoria, se vince Kamala Harris noi saremo lì a dire, noi qui, poi non so altri, noi qui a dire viva la democrazia. È questa la vera differenza. Intanto bisognerebbe chiedere scusa a un signore che ieri è stato preso a male parole, che si chiama Giorgio Guido Lombardi da Miami. Buonasera dottor Lombardi. Giù un attimo. Buonasera. Buonasera dottor Lombardi. Buonasera. Da Palm Beach. Scusi, da Palm Beach. Lei è molto vicino a Trump, giusto? Sì. Molto vicino a Trump. 300 metri. A 300 metri. Lei è, come dire, lei è attivo anche nella campagna elettorale. Come se la sente? Come sente il polso della situazione? Si vince o non si vince? Mm-hmm. Caro Lombardi, mi dica lei in 10 secondi. Allora, il polso della situazione è molto molto positivo per Trump. Nel senso che anche pochi giorni fa la Harris ha fatto un appello addirittura agli uomini afroamericani, perché si sono accorti che gli uomini afroamericani non stanno votando per lei. Perché? Perché stanno perdendo il posto di lavoro, perché non hanno soldi per comprare le uova e tutta questa roba. Lei ha detto che se vince la Harris vincono i comunisti, ma conferma? Conferma Lombardi? Confermo, vincono i comunisti cinesi, perché quelli tutta cinesi, la sì, California cinesi, e anche l'Harris sono finanziati dai comunisti cinesi. Scusi, e un'altra cosa. In Italia lo sapete bene. Un'altra cosa, Lombardi. È vero che c'è l'invasione degli immigrati che uccidono gli animali come quelli di Haiti per fare i riti? È vera questa cosa qua? Lei conferma? Questo è assolutamente vero. Io dico ai tuoi telespettatori, ai tuoi radio, ascoltatori. Sì. No, sì. Ascoltatori. Andate, esatto, agli ascoltatori. Andate a vedere su YouTube o WhatsApp. Su YouTube ma andate anche a vedere. Ma soprattutto su X. Perché Elon Musk sta facendo veramente un lavoro eccezionale per non la c'è libertà dubbio, di no, parole. Assolutamente. Metti su quello e ci sono 20.000 video dove fanno vedere gente del paesino eccetera eccetera, che fa vedere questi riti della santeria, riti tribali, diciamo. Dunque bisogna avere paura degli immigrati in America perché fanno i riti tribali, giusto? No, quelli lo fanno solo i messicani e gli haitiani, i messicani e gli haitiani di Cuba, certo, di tutti i resti non lo fanno tanto, però ci sono dei gruppi che fanno sta roba. Lei qui ha paura degli immigrati che arrivano a frotte in America? Lei che abita a Palm Beach, lei ha paura degli immigrati? Assolutamente no, perché la stragrande maggioranza è gente per bene che è venuta qui solo per lavorare. E di che cosa però ha paura? In allora mezzo a questi, ma perché ci stanno anche i criminali, ma scusa, che hanno svuotato tutte le carceri, hanno svuotato tutti gli ospedali psichiatrici e l'hanno mandati qua. È vero che Trump ha parlato di deportazione, questo è interessante, bisogna deportarli, mandarli via questi qua, deportarli, sì o no? Certo. L'ha detto. Assolutamente sì, assolutamente molto sì, bene, soprattutto se hanno commesso dei reati, soprattutto molto quelli bene che scusi, hanno lei ha detto che un certo tipo di riti li fanno anche a Napoli a Termini. Che cos'è che fanno a Napoli a Termini? Mi scusi. Basta che chiama a qualcuno dei suoi amici, perché so sicuro che lei non lo fa. No, per carità. Chiedete che cos'è la santeria. Sì, la santeria so benissimo cos'è. Non si fa. Non si fa con gli animali di casa, al massimo lo fanno con un pollo o una gallina. Sì. Però ci sono questi riti che si fanno per fare il malocchio. Il malocchio mi sembra. E dove lo, dove lo fanno? A Termini dove? Alla stazione? Dove lo fanno sto malocchio? No, a Termini, dai. Non a diciamo Napoli dove lo fanno? A Napoli dove lo fanno? Ma basta che vai su Twitter o altri social media, fai clic e vedrai quanti ne trovi di video. Io ne ho visti uno addirittura, c'è un video su YouTube che l'hanno questo fatto si informa a Milano, su YouTube questo qua. Che vuoi dire a Lombardi? Non ho capito. Ieri l'hai trattato come una molto più
libero, YouTube cioè è molto molto più, abbiamo sentito anche fare l'elogio di Elon Musk è molto che propala più, è molto più abbiamo onesto, sentito fare l'elogio di Elon Musk che propala fake news ogni secondo, non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma balle a non finire. Lei, la televisione di sinistra, lei guarda la 7 Lombardi, lei guarda la 7, conosce la 7, la televisione dove lavora Parenzo, la 7 di Urbano Cairo. Sono stato sulla 7 3 volte negli ultimi 3 settimane. Che impressione ha avuto della 7, dottor Lombardi? Ottima. Diciamo che mi trattano molto meglio di Rete 4. Ah, addirittura la Rete 4 la trattano malissimo, come mai? Perché quando ho detto che sono comunisti cinesi, quelli di qua, non sto parlando di quelli allora, d'Italia. Allora? Quelli sono di qua me l'hanno tagliato, sono sparito è sparito. Parenzo, che vuoi dire al dottor Lombardi? Perché non lo inviti anche tu, dottor Lombardi? Per me il dottor Lombardi è stimatissimo, le sue analisi sono di primissimo piano e quindi sicuramente sono analisi sicuramente intelligenti. Dopodiché mi permetto di sottolineare che il multimiliardario Elon Musk, siccome attaccavano Soros per i finanziamenti ai democratici, ora c'è un multimiliardario che non solo guiderà la nostra vita con i suoi robot, i suoi microchip del cervello e quant'altro, ma soprattutto propala fake news. Ma chi te l'ha detto a te che sta grande? Beh, è quello che ha detto, ad esempio, stiamo pronti ai brogli, Elon Musk, prima ancora che gli elettori andassero alle urne, una vergogna assoluta. Ora, farci diciamo spiegare la Elon politica Musk estera. Sta aiutando la libertà di parola. Bravissimo. Sì, la libertà di parola, la libertà di insulto, la libertà di fake news, altro che libertà di parola. E Soros invece continua a dare diciamo soldi minchiate. Tipo le pantere nere, Black Lives Matter, non e tutta diciamo minchiate, gli anarchici, Soros finanzia gli anarchici adesso. Ma cosa ti sei bevuto? Ma che cosa ti sei? Ho capito che la sbornia. Vattelo a guardare su Google. Google, perché tu ti informi su Google. Ecco la sua fonte di notizie, Google. Esatto. Vai a guardarla su Google. Tipico elettore trampiano. Tipico elettore trampiano. Tipico rozzo. Tipico rozzo elettore trampiano. Fammi dire due parole, se no non vale. Soros, vattelo a guardare. Tipico rozzo elettore trampiano. Soros era nella Nazi Gioventù ai tempi del 44-45. Ma che cazzo dici? Ma sei ebreo Soros, quale Nazi Gioventù? Ma sei ebreo Soros, quale Nazi Gioventù, ignorante d'un somaro? Ma non dire stupidaggini, vattelo a guardare. Soros era un nazista, ci sono anche le foto sue con la divisa di SS, era molto giovane, e poi è passato col KGB e si è fatto amici con tutti quanti quelli che erano qui siamo al top, amico mio, puoi smentirla questa cosa, il delirio di un rozzo elettore di Trump, grazie agli ascoltatori, siete ottimi, ciao Rozzo. Soros era nazista, incredibile. Ma ragazzi, tu ti rendi conto, Soros è il delirio era di un delirio complottista di un rozzo elettore di Trump. Davide da Reggio Emilia, che è successo? Davide, anzi, chiamalo che glielo ridico. No, chiamalo. Non vai avanti. Aspetta. Voglio dirgli che è un rozzo elettore di Trump. Non vai avanti. Davide da Reggio Emilia, Davide. No, chiamalo. Voglio dirgli che è un rozzo elettore di Trump. Io non vado avanti. Devo parlo dire una cosa fino importante. No, sì. Ma voglio Davide, chiamare quello e dirgli che è un rozzo elettore di Trump e poi chiudere. Richiamatemi, basta, chiamalo immediatamente. Rozzo e basta, poi fine. Rozzo elettore di Trump, gli devo dire. Aspetta, schifoso, rozzo allora, Davide, elettore resta di lì. Trump. Non vai avanti, ma no, con non la vado tua avanti, lo stiamo richiamando. Col tuo spettacolino. E allora rispondi. Non sei al tuo spettacolino. Fate squillare. Rozzo. Sì, dammi il tuo numero, fate squillare. Abdu, dimmi. Pronto? Attenzione. Vabbè, Abdu, dimmi. Sono qua, Cruciani. Allora, sei un ex scippatore, allora, giusto? Sì. Quanti soldi hai rubato? No, non li so contare. Più o meno, dai. Beh, sui 30, dai. 30.000 euro. Eccolo. Sì. Un applauso. Mamma mia.
Un applauso, Abdu. 30.000 K in shipping, incredibile, Abdu. Posso parlare per pazzesco. Il fatto del Milano e Malieno lì che è morto? Sì, dimmi, Abdu, perché dimmi. Io sono, se non un senegalese, sono un nero come lui. E allora? Però per me Poliziotto davvero ha ragione. Ha sbagliato a ammazzare, però poteva fare solo quello, come lo penso io. Please leave your message. Questo è Lombardi che non risponde. Rozzo elettore, leave your message. Rozzo elettore di Trump sei. Ecco my message. Rozzo elettore di Trump. Richiamalo. Fermo lì. Adesso fermo, gli lascio in taso la segreteria telefonica. Fermi adesso tutti, io. Fermi io in taso. Fermi tutti. No, no. Avviso a tutti gli automobilisti.